un impianto in grado di segnalare eventuali movimenti di masse rocciose per poter procedere in anticipo alla chiusura degli accessi ed evitare rischi. È quello che potrebbe essere installato per riaprire l'eremo di Sant'Onofrio. La proposta arriva dal commissario straordinario del Parco Nazionale della Maiella Franco Jezzi, che ha presentato il progetto in una conferenza stampa, spiegando l'esigenza di ricorrere a questo tipo di soluzione in considerazione dell'elevato rischio classificato P3 dalla variante al piano di assetto idrogeologico, che non permette la riapertura dell'eremo, in quanto ci vorrebbe una cifra davvero consistente. Rispetto alle soluzioni radicali, quelle cioè che comportano interventi di importanza notevole, sia sotto il profilo dell'impegno finanziario che sotto il profilo della realizzazione dell'opera, che potrebbero richiedere tempi lunghi, sia possibile ipotizzare una soluzione tecnica che sia una sorta di allarme, una sorta di monitoraggio dei movimenti delle masse rocciose che sono lì, che movimenti che verrebbero segnalati con tempestività, si preavvisa l'eventuale rischio, e questo renderebbe più facile e più tranquilla la situazione. Non del tutto, però è una delle ipotesi di una soluzione che costa poco, può essere fatta in tempi brevi. L'impianto è costituito da sensori che faranno scattare l'allarme se dovessero verificarsi condizioni di variazione della distanza tra l'emettitore e il ricevitore oltre un valore di soglia prefissato, o la sparizione del segnale di riflesso. Una sirena, un segnale semaforico per telefono avviseranno dello stato di allarme. Lo spunto dell'iniziativa fa seguito al risultato di primo aggiudicatario con un progetto che prevede la valorizzazione degli eremi celestiniani ottenuto dal Parco Maiella ad un concorso bandito dalla Fondazione Telecom. Jezzi sottopone la questione all'attenzione del Comune, che per accettare il progetto dovrebbe però assumersi la responsabilità di revocare l'ordinanza di chiusura della strada di accesso all'eremo. Dobbiamo valutare tutti insieme se questa nostra proposta è tale che può convincere a eliminare l'ordinanza. Ecco, mettiamolo in termini di collaborazione. Noi in passato non siamo stati coinvolti in questa storia, il Comune non ci ha mai coinvolto, non ci ha mai convocato, ma insomma c'è tempo per farlo, e noi con questa proposta intendiamo muovere questa cosa.